Piero, allora a te ti do la parola di replicare a quanto detto e allo stesso tempo iniziamo l'ultimo giro, diciamo facciamo una sorta di appello agli elettori, conclusivo, quindi sia la risposta che l'appello. Vabbè, volevo replicare, però naturalmente il signor Pellegrini ha già risposto dicendo su Lanciano, dice loro non hanno firmato ma firmeranno. Comunque io ho sempre, noi abbiamo sempre i nostri dubbi perché noi andiamo avanti nella nostra battaglia, nella raccolta delle firme e i vari ricorsi, anche perché se non sbaglio la provincia non ha dato consenso, è contraria al passaggio dell'elettrodotto, ma noi diciamo quello che ci hai detto, ok, io ho ascoltato attentamente. Naturalmente abbiamo studiato anche noi. Questo poi dice, vabbè, l'elettrodotto passerà, alla fine le distanze di sicurezza ci sono, ma la preoccupazione più alta è sì l'elettrodotto, ma è anche la centrale che sta giù a Gissi. Naturalmente la centrale che sta giù a Gissi oggi funziona al 40%. Una volta che questo elettrodotto passerà, quella centrale comincerà a funzionare al 100%. Dopodiché, quello che diceva naturalmente il candidato Di Maulo di portare questo paese in alti livelli, non è che possiamo fare più di tanto, eh. Anche perché l'inquinamento già non è poca, penso, nella nostra zona, anche se, come dicevi, avete fatto tanto, anche io nella mia battaglia, diciamo, su ciaffa ambiente ho battuto parecchio, però penso che lì i consensi, diciamo, le autorizzazioni ci sono. Penso su Ciaffa, l'unica cosa che non riesce a ripartire o perlomeno sta tentando di vendere quella società. Vabbè, speriamo che non riesca a vendere e magari scompare dalla nostra zona quella struttura. Un appello agli elettori, questo è quello che diciamo conclude sempre il nostro candidato sindaco Luigi Marco Longo. Siamo un gruppo di giovani, tutti dicono i giovani, i giovani, i giovani. Noi ci siamo messi avanti e vogliamo che Atessa cambia e cambierà con noi. Votate Alternativa Popolare. Il 6 e 7 maggio. Sì. Allora andiamo, così facciamo le leggi uguali per tutti, anche a tutti gli altri, un appello. Pensieri in libertà per finire. Iniziamo dal dottor De Iulis. Ovviamente manca Bruno Di Pasquale, ricordiamo l'unico assente della lista Liberatessa, mancano Luigi La Farciola e Antonio Pomiglio, della lista Alternativa Popolare, impegni di lavoro, impegni elettorali invece, almeno così ci hanno detto, dei tre rappresentanti del Movimento per la Tessa Unita, Mario De Virgilis, Concetta Menna e Vincenzo Menna. Ribadisco, vabbè, volevo ribadire, questo mi dispiace tanto perché era bello confrontarsi un po' tutti insieme, anche perché i candidati alle prossime elezioni siamo tre liste e qui che ce ne manca una, boh, sembra che noi siamo un po'. Anche perché saremmo stati pure più economici, gli avremmo fatto risparmiare tanta benzina per andare in giro, perché vabbè, la nostra è una piccola web TV, però qualche centinaio di utenti li possiamo raccogliere anche in questa occasione. Vabbè, problemi loro. Dispiace. Dispiace. Allora, andiamo con Antonio De Iulis, della lista Liberatessa. Dunque, mi auguro che ci sia, diciamo, una continuità nella tradizione. La tradizione, le nostre radici, la nostra storia, Atessa, la città, questa bella città, che possa crescere ulteriormente, possa essere rafforzata. E soprattutto attraverso quegli ideali, quei valori universali che oggi tutti sentiamo il bisogno di far rinascere dentro di noi. Se mai la crisi c'è, la crisi deve essere un cambiamento che noi dobbiamo saper cavalcare affinché queste tradizioni, questi valori e questi principi ritornino al centro dell'attenzione, rimettendo l'uomo al centro della vita sociale. La Bene. libertà non è un aggettivo
astratto, è un valore universale che noi tutti dobbiamo saper apprezzare, saper cogliere questi aspetti, saper rispettare anche le idee degli altri, confrontarsi, e mi auguro che il confronto sia aperto e sia, nel mio caso, in quanto diciamo anche uomo super partners in questa kermesse politica, possa portare il mio contributo a tutta la cittadinanza, a tutti gli amici che mi voteranno. Ecco, grazie. Grazie ad Antonio De Iuris. E che voteranno la lista. Certo. Grazie. Passiamo all'intervento finale di Nicola Di Maulo, anche lui candidato al Consiglio Comunale per Liberatissa. Innanzitutto volevo fare un appello ai nostri concittadini di non disertare il voto, che possa esprimersi in un modo veramente quantitativamente nei nostri confronti per Liberatessa, ma non perché, pur se non esprimono il voto per Liberatessa, l'importante è che vadano a votare, perché nell'aria c'è qualcosa che veramente dispiace pure, perché è il nostro diritto, perché non ne esercitiamo, prima cosa. Seconda cosa, volevo fare un altro appello alla Valle, a tutti i votanti della Valle, perché veramente noi abbiamo le potenzialità di esprimere tutti i nostri candidati vallivi. Quindi mi rivolgo a loro che veramente di votare i candidati della zona e di votare Liberatessa il 6 e 7 maggio. Grazie. Grazie Nicola Di Maulo. Adesso andiamo a Vincenzo Fabrocini, sempre candidato al Consiglio Comunale per Liberatessa. Io, come candidato a Valle di Liberatessa, mi associo a quello che ha detto l'assessore Pellegrini per fare le opere che ha detto lui, trovare i fondi, ci adopriamo a questo. Dico quello che ha detto l'amico Di Maulo, di votare i candidati di Valle, non facciamo come le passate elezioni. Abbiamo votato non per fare una decisione da sotto a sopra, perché dobbiamo essere uniti sia sotto che sopra, però dare una mano al sindaco, votando i candidati di Valle, avremo una forza di più per la nostra Valle. Votare Liberatessa 6 e 7 maggio. Bene, tra l'altro nel discorso che il sindaco, apro una piccola parentesi, nel discorso che il sindaco ha fatto al parco e che insomma vi proporremo anche su Abruzzo Web TV, nell'ultimo intervento ha detto che il vice sindaco sarà un'espressione della Valle. Adesso non sappiamo chi, penso di saperlo, però non lo dico. Allora, Clemente Di Giacomo. Vabbè, siamo alle battute finali di questa carrellata di stasera. Sicuramente abbiamo iniziato con questo discorso e penso che lo possiamo chiudere tranquillamente dicendo che vogliamo essere la continuità di quello che è stato iniziato. Quindi invitiamo i cittadini di Atessa a votare Liberatessa innanzitutto e i cittadini di ogni territorio a votare il suo rappresentante nel proprio territorio, perché in una comunità che si rispetta c'è bisogno della rappresentatività di tutto il territorio, non di parte del territorio. Quindi diciamo che è un appello che veramente rivolgiamo a tutti i cittadini perché ciò avvenga. L'apertura che ha fatto il sindaco l'altra sera, che accennava orora il nostro conduttore, sicuramente è una novità, ma una novità molto, molto ampia, che spero che i cittadini di Atessa accolgano nella pienezza e nella responsabilità di quello che si sta facendo, perché abbiamo le idee chiare per quello che abbiamo fatto e per quello che vogliamo fare. Io l'unica cosa che dico ai miei concittadini, l'impegno che prendo con i miei concittadini, è quello di dire che mi batterò sempre perché questa zona diventi una zona urbanizzata che abbia quelle caratteristiche di città, diciamo complementare al centro storico, ma di città che sia il punto di riferimento di quella famosa città diffusa che si sta parlando da tanto tempo nella nostra zona e che va da Selva di Altino, se non addirittura da Sottocasole, fino a Paglieta, e la centralità è la zona nostra. Quando dico la zona nostra, dico il centro polivalente che dovrebbe sorgere, come diceva prima l'assessore Pellegrini, nella zona di Piazzano, aggregando sia il discorso della famosa gru, oramai chiamiamolo così, quell'area da
riprendere in mano, ma completandolo con le altre aree, ma non dimenticando, diciamo, che quello è solo l'inizio per poter diventare un'unica entità cittadina, dove ci sentiremo veramente città di Atessa a tutti gli effetti e non un appendice della città di Atessa. Grazie. Votate Libera Atessa innanzitutto e poi votate noi, naturalmente stiamo qua. Va bene. Ecco, prima di chiudere con l'assessore Pellegrini, volevo ringraziare il ristorante L'Anfora perché ci ha dato la possibilità di registrare questa trasmissione. Io ringrazio anche coloro che ci sostengono anche tramite Facebook per il lavoro che stiamo svolgendo, cerchiamo, ecco, di dare un servizio utile e imparziale alla collettività. Ringrazio Alternativa Popolare e Liberatessa che sono intervenuti questa sera e che sono testimoni, insomma, del nostro impegno. Ci dispiace invece ricevere accuse, credo ingiustificate, da parte di altri per presunte faziosità. Un servizio che facciamo quasi del tutto anzi gratuitamente. Mia moglie stasera mi sta aiutando, ma la può testimoniare le nottate che sto passando per montare questi servizi, quindi poi sentirsi accusare di faziosità uno... Sì, due parole, perché ho parlato un po' di me. Beh, vabbè, evidentemente noi, io parlo per Alternativa Popolare, noi siamo tutti ragazzi liberi di parlare e di esprimerci. Il nostro candidato sindaco è molto molto democratico, quindi non è che ci impone o ci vieta oppure ci scrive quello che noi dobbiamo dire. Penso che, vedendo questi spazi vuoti, ho dei dubbi nell'altra lista. Non aggiungo altro, altrimenti poi ogni mia frase verrà interpretata a piacimento di qualcuno. Enzo. Niente, io faccio l'ultimo appello semplicemente per continuare il lavoro iniziato, come dicevo prima, e cercare di portarlo a termine. E cercando di non far passare quell'idea che molti, e soprattutto la lista del dottor Borrelli, va dicendo in questa zona, dove dice questa zona, su questa zona non si è fatto nulla e quant'altro. Io credo che non siano solo le opere pubbliche quelle che contano. Si è fatto un lavoro sull'associazionismo, sull'aspetto culturale che ha riguardato anche questa zona, sull'aspetto sportivo, su tanti settori dove praticamente c'è quel contributo necessario, dico, per la nostra zona per crescere sotto tutti i punti di vista. Non soffermiamoci semplicemente sul fatto che su qualche strada c'è qualche buca in più. Non è così che si valutano le amministrazioni, non è così che si cresce. Bisogna guardare l'operato di un'amministrazione a 360 gradi e guardare la città di Atessa come un'unica realtà. Bisogna sforzarsi di fare questo, io lo vado predicando, sia nella mia zona e soprattutto nella zona a monte. Quindi il discorso e l'attività di tutti deve essere questa. Questa amministrazione ha fatto tanti interventi rivolti verso questo obiettivo. Quindi io chiedo a tutti i sostenitori di Liberatessa e a chi magari è ancora indeciso in questi ultimi giorni che prima del voto, di fare una scelta per la continuità amministrativa, per non puntare al vento i 5 anni di amministrazione. Grazie a tutti i nostri intervenuti, l'augurio è quello di poter avere anche l'opportunità di realizzare questo tipo di trasmissioni, non in periodo elettorale ovviamente, dopo il 6 e 7 maggio la nostra emittente punta a, insomma, radicarsi ancora di più nel territorio, ecco, facciamo anche un po' di pubblicità all'Abruzzo Web TV, che tra le web TV presenti nella provincia di Chieti è la più antica, essendo nata nel 2007. Adesso si sta occupando maggiormente anche di politica, il nostro cavallo di battaglia era lo sport, abbiamo circa 3.000 video presenti sul sito e molte altre centinaia che penseremo di mettere in strada facendo. Immodestamente posso dire di avere l'archivio più grande per quanto riguarda la regione per il calcio dilettantistico, però ci occuperemo anche di politica, punteremo a trattare il nostro comune di Atessa perché è un emittente che ha sede proprio ad Atessa e quindi cerchiamo di avere la collaborazione anche di tutte le forze politiche presenti sul territorio anche dopo il 6 e 7 maggio. Grazie e arrivederci.